Amici telespettatori, ben ritrovati con l'appuntamento dell'informazione qui su Telemelito, canale 625 del digitale terrestre. Allerta meteo in tutta la Calabria, situazione critica quella prevista in Calabria a causa delle avverse condizioni meteo. La Protezione Civile ha dichiarato il codice rosso e lo stato di massima allerta con la situazione che potrebbe peggiorare nelle prossime ore. Quasi tutte le scuole e le università della regione sono state chiuse nella giornata di oggi in attesa di comprendere come evolverà la situazione. Nelle prossime ore si attendono ulteriori aggiornamenti. Merito Porto Salvo, abitazioni invase dal fango, incontrata l'acqua, alcune abitazioni sono state allagate, la strada è diventata un torrente, mancanza di energia elettrica e soprattutto anche a Pilati, il mare in tempesta a ridosso della strada e anche sul lungomare di Merito Porto Salvo. Anche a Reggio, pioggia e vento non danno tregua, danni ingenti al circolo Oasi. Comincia la conta dei danni per il maltempo in Calabria, al circolo Oasi di Reggio Calabria. Sono diverse le strutture danneggiate a causa del vento forte e della pioggia che per tutta la notte si sono abbattuti sul litorale della costa reggina. Anche a Motta San Giovanni, a Lazzaro, violenta mareggiata porta via la spiaggia. Una violenta mareggiata ha colpito in nottata tutta la costa della provincia ionica reggina, all'Azzare e Bocale, piccoli centri costieri al confine tra i territori di Reggio Calabria e Motta San Giovanni. La forza delle onde ha spazzato via quasi completamente la spiaggia. Nell'area grecanica sono state chiuse tutte le scuole. Oggi 7 novembre tutte le scuole dell'area grecanica sono state chiuse. Prorogata di un giorno l'allerta meteo nei vari comuni dell'area con l'estensione del comune di Merito Porto Salvo. Infatti, dopo l'allerta meteo della Protezione Civile nella giornata di mercoledì, soltanto ieri si è arrivata all'ordinanza da parte della Commissione straordinaria del Comune di Merito Porto Salvo che ha disposto la chiusura delle scuole a Merito dalle ore 14 alle ore 20 di oggi. Sui vari siti istituzionali dei comuni di Palizzi, Bova Marina, Condofuri, Roccaforte del Greco, Montebello Ionico, San Lorenzo, Motta San Giovanni e in altri comuni dell'area è stato inserito l'avviso nella speranza che la situazione migliori nelle prossime ore. A San Lorenzo e Bacalati è stata disposta la chiusura delle scuole per venerdì 7 e anche per domani 8 novembre 2014. Cambiamo argomento, Reggio Calabria, truffa all'INPS, scoperti 8 falsi braccianti agricoli. La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Reggio Calabria ha scoperto una truffa all'INPS per oltre 400.000 euro. Sono stati individuati 4 imprenditori agricoli operanti nella Locrete che hanno permesso ad 81 persone di essere fittiziamente assunte in qualità di braccianti agricoli. Gli indagati hanno ottenuto indebitamente una serie di indennità, disoccupazione, malattia e maternità. I soggetti responsabili sono stati denunciati a piede libero alla Procura della Repubblica di Locri per i reati di falso e truffa e segnalati alla Corte dei Conti per il recupero del rilevante importo di denaro pubblico indebitamente percepito sottratto alla collettività. Osservatorio sull'Andrangheta, attenzione ai rapporti tra azzardo e criminalità. L'Osservatorio sull'Andrangheta, nel plaudire alla decisione del TAR che ha rigettato il ricorso della Savini SRL per l'allunamento previa sospensione dell'efficacia dell'ordinanza commissariale numero 53 del 12/9/2014, nel punto in cui disciplina gli orari giornalieri di apertura delle sale del gioco, lancia l'allarme attenzione ai rapporti tra criminalità organizzata e gioco d'azzardo. A documentare la presenza criminale delle mafie in questo settore vi sono non soltanto le relazioni della Direzione Nazionale Antimafia, ma anche le ricerche della Consulta Antiusura e dell'Osservatorio sull'Andrangheta. Il ricorso dell'esercente per richiedere la sospensiva e probabilmente anche il risarcimento danni, così come è successo in altre città d'Italia. Per il mancato guadagno vuol dire che lo stesso non ritiene sufficiente per il suo business 12 ore di funzionamento continuo della sua sala giochi e intanto molti disoccupati e pensionati trovano occupazione sullo sgabello di slot machine o macchine mangiasoldi, rulli, videopoker, multistation, new video che alimentano la psicosi ossessiva appunto compulsiva che annovera tra l'altro la dipendenza dal gioco. Adesso quello che l'opinione pubblica chiede è una corretta applicazione dell'ordinanza e soprattutto che non si facessero passi indietro. Un'ordinanza necessaria non soltanto per contrastare le ludopatie, ma per mettere un freno ad un business della criminalità organizzata. A fronte dei ricorsi da parte degli esercenti di sale e slot che si moltiplicano in tutta Italia, Genova, Milano, Pavia, Ravenna, Napoli, eccetera,
Ma è lo Stato della serie il pesce puzza dalla testa a doversi fare carico di una serie di regolamentazioni del settore che al momento è affidata alle iniziative delle singole amministrazioni comunali, pochi peraltro i controlli interforze che dovrebbero garantire una corretta applicazione delle ordinanze. D'altronde il peso del sommerso criminale nel volume di gioco delle slot machine è ben illustrato dalle ricerche del sociologo Maurizio Fiasco alla consulta della Fondazione Antiusura realizzata in collaborazione con l'Osservatorio sull'Andrangheta. Monastarace, nonostante le promesse, il tempio di Kaulon di nuovo in pericolo, nuovamente in pericolo l'antico tempio dorico di Kaulon a Monastarace, dopo il rischio dello scorso mese di febbraio. Le nuove abbondanti precipitazioni di queste ore stanno mettendo nuovamente a rischio la struttura. Il tempio, situato nel cuore di quella che fu la Magna Grecia, nell'area di Punta Stilo, all'interno del territorio comunale di Monastarace, rischia nuovamente di essere inghiottito per sempre dal mare. Tante chiacchiere, pochi fatti. Già una ventina di giorni fa, gli attivisti del movimento Monastarace nel cuore avevano segnalato il nuovo rischio, nonostante le promesse che sono arrivate anche dal ministro Massimo Brei, chiamato in causa dall'assessore regionale alla cultura Mario Caliguri, dopo la protesta dei cittadini dello scorso febbraio, in 9 mesi nulla è stato fatto. Le buone intenzioni sono rimaste tali, perdendosi nei meandri delle pastoie burocratiche. E se non fosse per le fragili barriere di massi predisposte all'epoca dalla provincia di Reggio Calabria, il tempio sarebbe già stato inghiottito dalle onde. Processo Coscalo giudice, la Cassazione conferma l'impianto della DDA. La Suprema Corte conferma la sentenza contro la Coscalo giudice, la sesta sezione della Cassazione ha rigettato tutti i ricorsi avanzati dalle difese e ha quindi confermato le condanne emesse il 30 ottobre del 2013 della Corte d'Appello Regina nei confronti dei 4 imputati del processo abbreviato. I giudici di Piazza Castello condannarono a 8 anni di carcere Domenico Gangemi per la DDA e adesso anche per la Cassazione e l'armiere della Cosca. Confermata la condanna a 3 anni di carcere e 2.000 euro di multa emessa nei confronti di Paolo VI Cortese, a 2 anni e 4 mesi per Giuseppe Perricone e 2 anni pena sospesa per Maddalena Toscano. In appello inoltre la Corte presieduta da Is del Russo con all'atere Massimo Gullino e Francesco Petrone condannò a 9 anni di carcere il partito Nino Lo Giudice e a 8 anni il cugino Consolato Villani, anche lui collaboratore di giustizia. Una soluzione importante, non appellata successivamente alla Procura Generale, fu quella disposta per Consolato Romolo, proprietario dell'armeria in cui, per la Procura Antimafia, sarebbe stato occultato l'arsenale dei Lo Giudice e per questo condannato a 8 anni in primo grado. Le accuse crollarono e la soluzione per Romolo divenne definitiva. L'inchiesta contro i Lo Giudice è partita dalla dichiarazione dei 2 pentiti che al PM della DDA dello Stretto, Beatrice Ronchi, narrarono nomi, ruoli e responsabilità dei fedelissimi della Cosca. Lo Giudice e Villani hanno rivelato quanto a loro conoscenza su attività economiche e strategie dell'Andrina. In particolare il boss Antonino ha chiamato in causa anche il fratello Luciano. Con le loro dichiarazioni Lo Giudice e Villani inoltre hanno consentito di ritrovare un consistente numero di armi, scoprire intestazioni fittizie di beni e di procedere anche al sequestro di attività imprenditoriali. Lo scorso 3 giugno il Tribunale Regino ha condannato 10 persone e ne ha assolte 2. Fra le condanne spiccono i 20 anni di carcere inflitti a Luciano Lo Giudice e i 14 e 6 mesi di anni al colonnello dei Carabinieri Saverio Spadario Tracuzzi, ritenuto colpevole del reato di concorso esterno in associazione mafiosa. Gioia Tauro, operaio trovata auto bruciata. Gli investigatori stanno effettuando accertamenti sulle frequentazioni dell'operaio. Non si esclude un caso di lupara bianca. Un operaio, Maurizio Mammoliti, di 33 anni, incensurato, è scomparso da venerdì scorso a Gioia Tauro. I familiari, non vedendolo rientrare, hanno presentato una denuncia agli agenti della Polizia di Stato che hanno avviato le indagini. L'automobile di Mammoliti è stata trovata bruciata in una scarpata. Reggio, Capitaneria sequestra il Calura perché privo di concessione demaniale marittima. La struttura è priva di permesso a costruire, oltre ad essere caratterizzata da una serie di violazioni edilizie urbanistiche ed ambientali accertate dai militari della Guardia Costiera di Reggio Calabria, personale dell'unità organizzativa, polizia giudiziaria della Capitaneria di Porto,
di Reggio Calabria ha eseguito il sequestro preventivo disposto dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria, giusta richiesta della Procura della Repubblica, del complesso turistico balneare denominato Calura, con attività connessa di ristorazione, sala da ballo e stabilimento balneare, per un ingombro di oltre 5.000 metri quadri, ubicato al confine tra la città di Reggio Calabria e Villa San Giovanni. E chiudiamo con la pagina sportiva, calcio, Amelfi una regina più prudente, fondamentalmente è importante portare punti. Ultima seduta questa mattina a Castrovillari, poi la partenza per Melfi, dove gli Amaranto giocheranno domani alle 17 contro la formazione guidata dal tecnico Bitetto. Sta per concludersi un'altra settimana complicata, le difficoltà in casa regina sono ormai all'ordine del giorno, il pareggio interno con l'Aversa Normanna, la contestazione da parte dei tifosi, la decisione di allontanare la squadra dalla città, le escursioni di Viola e di Michele, il doppio deferimento, un insieme di eventi che alimentano ulteriori preoccupazioni, soprattutto tra la tifoseria, apparsa stanca e spazientita dopo l'ennesimo risultato negativo. Cozza ha il dovere di non mollare, lui e i suoi calciatori, a Melfi la gara non si presenta affatto semplice contro una squadra che non ha mai vinto, ma anche non ha neanche perso, ha perso comunque pochissimo, a dimostrazione comunque di un gruppo solido, magari con poca qualità ma tanta consistenza. Non sarà una regina d'attacco, questo Cozza lo ha detto a caldo subito dopo il pareggio con l'Aversa e confermando nei suoi interventi in questi giorni, è il momento della prudenza, sviolare ancora sarebbe dannoso e deleterio. Possibile quindi un cambio tattico che nonostante l'assenza di giocatori importanti riporterebbe la regina alla prima idea, quella poi non praticata per mancanza di interpreti adatti. Difesa 3 con gli esterni di centrocampo più bassi e due punti da scegliere tra Insigne, Loazzada e Masini. Un atteggiamento già visto a Castellammare di Stabia e da gara in corso in più di una circostanza a risultati alterni. Bene, è tutto anche per oggi, vi ringrazio per l'ascolto e vi auguro buon proseguimento con le trasmissioni di Telemerito, canale 625 del Digitale Terrestre.